Davvero credo che l'importanza della scarpa sia fondamentale, anzi, la scarpa è fondamentale. Non so quando guarderete questo video, ma oramai mancano pochi giorni, poche settimane alla prossima maratona, ce ne sono in effetti tantissime e vorrei raccontarmi velocemente quali sono i principali consigli che vi potrei dare. Ovviamente io non parlo di allenamenti, lascio questo al mio amico prodepodista, ma vi posso raccontare velocemente cosa suggeriscono i principali libri, partendo da Jeff Galloway, podista che negli anni 70 ha sdoganato il concetto di maratone per tutti e che racconta addirittura come correrla in 2 ore e 39. Sono davvero curioso se con questa tabella si riesce a correre in 2 ore e 39. Beh, probabilmente si può fare, però chi riesce a farlo sicuramente correrebbe molto molto più velocemente. Oggi, come avete visto in calce al video, questa recensione è in parte sponsorizzata da Curve, che è una carta di credito che vi consente di essere utilizzata in molteplici condizioni. Guardate la fine del video per capire di cosa si sta parlando. Io oramai da quasi un anno non corro una maratona, ma secondo me a un mese dalla maratona stessa il consiglio principale che vi posso dare è cercare di correre a ritmi equivalenti a quello della maratona senza veramente esagerare. Il libro di Magnus, Science of Running, spiega che l'obiettivo dell'ultimo mese è quello di correre più chilometri a ritmo maratona senza esagerare, perché comunque il tapering, ossia lo scarico, è fondamentale per essere preparati e pronti a gareggiare nelle migliori condizioni. Se dovessi dare un consiglio a chi corre una maratona nelle ultime settimane, so che Andrea è quello che in realtà dovrebbe fare questa cosa, in effetti aspettate la parte finale del video che include i suoi consigli. Direi di sfruttare Advanced Marathoning di Pete Fitzinger, che alla pagina 172 ci racconta fondamentalmente come aggiornare e sistemare il vostro piano di allenamento. I tre consigli che lui ci dà sono fondamentalmente: numero uno, se avete la necessità di correre un lungo più lungo rispetto a quello che invece è previsto dal programma, fatelo senza nessuna esitazione. Secondo me non vi consiglio di correre più di 3 ore, però il tempo equivalente a quello della maratona ve lo consiglio di fare. Quindi, se pensate di correre la maratona in 3 ore, fate un lungo di 3 ore, magari a un ritmo di 15-20 secondi più lento. Non vi consiglio invece di fare allenamenti intensi a VO2 max in pista, perché questa cosa non vi permetterebbe nelle ultime settimane pre-maratona di migliorare in nessun modo e ovviamente potrebbe invece aumentare la richiesta dal punto di vista corporeo di glicogeno, cosa che secondo me non è vantaggiosa, e questo lo dice anche Magnus, nelle ultime settimane prima della preparazione della maratona. In terzo luogo, se pensate di correre delle gare la domenica, fatelo pure senza nessun problema, perché questo sicuramente vi potrebbe spingere a correre più velocemente. Io vi consiglio in effetti di fare a 2 settimane dalla maratona, magari una mezza maratona a ritmo maratona, o addirittura leggermente più veloce, ma non vi consiglio invece di spingervi al massimo, piuttosto cercate di focalizzarvi sul ritmo che pensate di utilizzare alla gara. Cercate comunque di non esagerare, la maratona è un percorso, sappiate che se, e questo è l'ultimo consiglio, se avete una certa età come il sottoscritto, il vostro tempo di recupero monitorato nel mio caso da Aura, l'anello famoso per il monitoraggio del sonno, vi consiglio di posticipare un allenamento intenso nel caso in cui non vi sentiate bene, perché questa cosa, soprattutto con l'avanzare dell'età, potrebbe crearvi dei problemi e andare in sovrallenamento. Tra l'altro, sarebbe davvero solido se vi iscriveste al canale, perché nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni di scarpe, tecnologie, di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Nella settimana del Black Friday abbiamo in mente tantissime recensioni, non perdetele perché comunque vale davvero la pena. Ora lascio la parola al prodepodista, che nelle ultime settimane ci ha raccontato alcune delle sue perle di saggezza relative agli allenamenti. A un mese prima della maratona, 2 settimane prima della maratona, ecco quali sono i suoi consigli. Alla fine del video vi spiego che cos'è Curve. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io, come al solito, vado a bermi un coffee. Andrea, mi sono dimenticato di chiederti quali sono i tuoi 4 consigli, visto che siamo a un mese dalla maratona, però prima di capire quali sono le tue opinioni, apri questo bellissimo pacchetto. Madonna, mi hai lanciato sulle gambe, sono tutto bello sudato.
Cioè, questo potrebbe aiutarti per scegliere le scarpe per correre la maratona, quindi giuro. Per correre la maratona. Allora, intanto in inglese, quindi mi sa che non lo leggerò. Poi è barefoot e quindi credo che non lo leggerò ancora di più. Mi ricordo che alla mezza di Caprera c'era una, forse era l'organizzatrice che la corsa a piedi nudi tutta la mezza, è arrivata credo sopra le 2 ore e ti giuro aveva i tendini d'Achille che erano rossi in una maniera indecente, guarda. Quella volta lì mi ha lasciato abbastanza impresso perché davvero credo che l'importanza della scarpa sia fondamentale, anzi la scarpa è fondamentale. E invece a un mese dalla maratona che cosa suggerisci? Quali sono i tuoi 4 consigli? Orca Eva, un mese dalla maratona non è che c'è molto da fare, sicuramente l'altra volta avevo detto sicuramente almeno di aver buttato dentro qualche lungo, è il periodo per l'ultimo lunghissimo, se non ne avete fatti almeno da farne uno da sopra 30. Chi invece stava già programmando la maratona da un po', l'ultimo lo potrebbe portare anche ai 38-40 km, soprattutto i runners più esperti. Questo qua è il primo consiglio, quindi sicuramente tra questa settimana, meglio la prossima, fare l'ultimo lunghissimo e poi scaricare, fare 2 mezzi lunghetti ancora. Provare i ritmi di gara in allenamento e su allenamenti lunghi, quindi provare almeno un 21 km a ritmo maratona, oppure lungo da 30 km variato. Sono praticamente 2 consigli con il bis dentro. Idratarsi bene da qua alla maratona, quindi un'attenzione in più all'idratazione. Quindi bevete un pochino più di acqua al giorno, mettetevi lì la bottiglia da 1,5 litri e cercate di finirla in aggiunta a quello che bevete di solito. L'ultimo consiglio, integrate, soprattutto dopo i lavori più intensi, più lunghi, più voluminosi, integrate bene con carboidrati e proteine. E a livello di scarico, quando suggerisci di scaricare? Questo qua è il 5° consiglio, quindi non lo dovrei dare più. No, guarda, direi che 10 giorni prima della maratona diventa un po' un casino per chi lavora, ma fare l'ultimo lungo, un 28 km per chi ne è abituato con i lunghi, oppure un 20 km per chi non è abituato, magari a ritmo maratona, e da lì fare 10 giorni di sola corsa lenta o qualche giorno di intramezzato da qualche giorno di riposo. Compratevi un paio di scarpe nuove per fare l'ultimo mese di maratona, prendetevi una scarpa adatta a voi per fare la maratona. Sto pensando a qualche atleta magari abbastanza veloce ma un po' pesante che potrebbe optare per una scarpa col carbonio tipo la Carbon X, oppure uno che deve chiuderla potrebbe andare con una Clifton o per dire una Bondi. Per gli atleti invece un attimino più veloci ha senso anche provare magari una Next o scarpe simili tipo la Fuel Cell. Se siete arrivati fino a qua vi chiedo soltanto 90 secondi per raccontarvi che cos'è Curve, che è sostanzialmente uno strumento che consente di tenere tutte le carte di credito, di debito e anche le loyalty card in un solo contenitore, strumento che vi consentirà ovviamente di agevolare in maniera semplice gli acquisti, anche perché oramai in Italia abbiamo tutti 1000 carte di credito e sistemi di pagamenti vari. Con questo non avete più bisogno, perché collega tutte le carte di credito e poi al tempo stesso vi offre anche alcuni vantaggi, in particolar modo la possibilità di avere un cashback, oltre al fatto stesso di determinare a posteriori, entro 90 giorni, quale carta di credito o di debito deve essere utilizzata, perché con l'app di Curve riuscirete fondamentalmente a riaggiornare il metodo di pagamento basandovi sulla disponibilità monetaria delle carte stesse. Inoltre, questa è una cosa che utilizzo con mia moglie, mi è capitato di avere una carta di debito con un importo molto limitato e invece utilizzare la carta di credito. Quando ho pagato con Curve c'è un modo embarrassment che consiste nel far sì che nel caso in cui non ci siano i soldi sulla carta di debito, il sistema automaticamente, al posto di pagare sulla prima carta, lo fa sulla seconda e di conseguenza riuscirete ovviamente a automaticamente pagare. Inoltre, ma questo è abbastanza scontato, riuscirete a pagare non soltanto attraverso una carta fisica ma anche attraverso una carta digitale e, se vi interessa,
con l'Apple Watch piuttosto che con il vostro carissimo Garmin. Chiaramente se siete a New York è più facile andare allo Starbucks e pagare il coffee con il Garmin. Qui da noi non siamo ancora a questi livelli di sofisticazione, però spero che nei prossimi mesi succederà. Esistono diversi livelli di carte curve, vi lascio qua sotto tutti i dettagli per capire quale è più adatta a voi. Alcune di queste carte offrono un cashback, come ho già detto, e a seconda della tipologia scelta avrete dei vantaggi supplementari. Io questa carta la consiglio, chiaramente sono un recensore di scarpe di corsa, quindi non tanto di carte di credito. Lascio a voi la scelta, voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima e ovviamente buona maratona. Ciao!